Facciamo questo video, voglio chiamarlo Vita da Chef, tutto quello che non sapete. Allora, avete tutti quanti visto MasterChef, Super Chef, Promo Chef, tutte quelle trasmissioni che tutti quei bravi cuochi vanno in TV, apprendisti cuochi o cuochi già professionisti, e quello che vedete vi entusiasma. Cancellate tutto, la vita in cucina è tutta un'altra cosa. Ve la spiego io. Io sono Lorenzo, Lorenzo Dalcin, ho 31 anni di esperienza alle spalle in cucina, quindi penso di poter dire la mia, almeno in parte poter esprimere il mio punto di vista. Considerate che adesso è mezzanotte e quindi già capirete il perché di questo mio punto di vista un po' estremo. Dunque, primo di tutto, lo chef lavora essenzialmente nei weekend, soprattutto nei weekend, quindi scordatevi, weekend di vacanza, figli che vanno a fare delle saggi di danza dei vostri figli oppure saggi di taekwondo, cancellate tutto, voi dovete solo lavorare essenzialmente nel weekend e sempre chiaramente anche nelle feste comandate tipo Capodanno, Natale, Epifania, tutte le feste, voi ve le perdete tutte, tutte le esperienze più che fanno di una famiglia che vi aiutano a riunirvi, cancellate tutto, non vedrete niente. Questa è la prima cosa che tanti vedono come negativo, anche se comunque c'è il suo lato positivo di questa cosa, di non avere i weekend liberi, perché avete la possibilità di come dire, essere, potete andare in giro quando gli altri sono a lavoro, quindi magari andate al cinema c'è meno gente, magari andate a Garda non c'è meno gente, però di controparte voi lavorate essenzialmente quando gli altri si divertono, e questo è il punto più negativo per molti. Io non l'ho mai sentito perché abito da sempre in una città turistica, però per qualcuno, per molti è un problemino. Un attimo perché mi sono scritto 2 o 3 punti, altrimenti me li dimentico. Perderete assolutamente tutti i vostri contatti, perché voi inizierete a lavorare quando gli altri fanno la pausa pranzo, ok? E finite a lavorare quando gli altri vanno a letto. Ma voi andrete a letto alle 2 di mattina e quindi partitine di calcetto come prima non potete farli, non so, piccoli incontri non potete farli, pizze con gli amici no, perché voi dovete fare le pizze, quindi dovete lavorare in cucina, quindi tutti quelli che sono i vostri contatti li perderete, perché non capiranno il vostro punto di vista, il vostro modo di vivere, sarà completamente stravolto, quindi cancellate tutte le vostre amicizie. In cucina è vietato ammalarsi, nel senso, vi ammalerete sicuramente prima o poi, ma non potete stare a casa. Se portate per caso un certificato di malattia, mettetelo già nel trita rifiuti, perché non ve lo ricetteranno mai, dovete sempre lavorare. Ho visto personalmente gente lavorare con febbre alta, con tagli, ho visto di tutto, quindi non potrete mai. Dopo c'è un altro punto da considerare: quando si fa lo chef si è sempre a contatto con coltelli e con cose che scottano, infatti in cucina la prima cosa che mi hanno detto, tutto taglia e tutto scotta. Quindi all'inizio quando vi tagliate vi diranno è il lavoro che si incarna, e voi direte vabbè se è così meglio, quando poi diventerete esperti vi diranno guarda ti sei tagliato, devi stare più attento, siete sempre in torto, non c'è pericolo, e comunque considerate che una volta che vi siete tagliati dovete continuare a lavorare lo stesso, non potete fermarvi, tagli, scottature, abrasioni, non c'è modo di fermarsi. Anzi, un attimo solo. Allora, fare un piatto bello è una cosa che ci può riuscire in tanti. Anche mia moglie fa dei minestroni buonissimi. Non è che posso negarlo. Però gestire una cucina è tutta un'altra cosa. Ci sono centinaia di prodotti da tenere, centinaia di prodotti da ordinare, persone da saper gestire o da capire, perché poi ognuno ha i suoi punti di vista. Quindi fare un piatto, ripeto, su una trasmissione o a casa è piacevole, divertente, eccetera, ma gestire una cucina è tutta un'altra cosa, è molto più elevato alla potenza, non è assolutamente nulla a che vedere con fare un piatto. E avete un altro punto che secondo me è positivo, con le vostre mogli, con le vostre fidanzate, con i vostri amanti, non c'è pericolo, andrete d'accordissimo, non le vedete mai, voi svegliate la mattina e magari loro lavorano, tornate a casa e loro dormono, andate benissimo, non c'è pericolo, non potete divorziare, non c'è di questo pericolo, cioè
Anche i figli vivranno benissimo perché vi vedranno una volta alla settimana forse, aspetta, perché se lavorate fissi stagionali non li vedrete mai, vi accorgerete magari che iniziano a usare la bicicletta dopo 6 mesi, quando crescono, va benissimo, i figli vivranno benissimo, una bene dell'anima, non c'è di questo pericolo. Per assurdo, il cuoco è come l'idraulico, come la storia dell'idraulico, l'idraulico ha i tubi rotti, il cuoco non mangia, essenzialmente ma non mangia seduto. Mangia in piedi, principalmente in piedi, e soprattutto se mangia gli avanzi degli altri, nel senso se prende un pezzo di pasticcio, un pezzo che avanza delle placche, se lo recupera e se lo mangia, ma essenzialmente mangia in piedi e soprattutto nei suoi ranghi, nelle sue zone. Difficilmente un cuoco mangia seduto, deve sempre assaggiare, deve sempre accontentarsi. Ah, questa sì, questa è una cosa riservata. Quando entrate in cucina dovete andare essenzialmente in libreria, mi sembra che lo fa, non mi ricordo, la Zanichelli. Dovete procurarvi il dizionario parolacce cucina, cucina parolacce, perché altrimenti non riuscirete bene a interagire con i vostri colleghi, cioè non ci sarà mai, scusa, mi passi la pinza che devo mettere lo spaghetto? No, non esiste questa cosa, non funziona così. Le frasi, oh, bip, dammi la pinza che mi serve, muovite! Cioè, c'è un linguaggio piuttosto colorito e forbito. Molta gente quando entra in cucina che non è abituata rimane un po' basita. Me l'ha detto più di qualcuno che è entrata le prime volte e poi col tempo si è abituata. Anzi, se poi non. Il problema è che i vicini, che magari sono vicini là nel posto di lavoro, eccetera, se non ti sentono imprecare, pensano che stai male, quindi sei quasi costretto per far capire che stai bene nelle tue condizioni normali. Ah sì, questa è bella. Vivrete in un sonno costante. Sempre addormentate, finirete sempre in un costante torpore, perché le ore di lavoro sono tante, il lavoro è pesante, e siete al caldo, perché lavorerete essenzialmente sempre intorno ai 45-50 gradi. Considerate che quando che voi d'estate, diciamo, uscite dalla cucina, quando che quello che per gli altri è caldo, per voi è un freschetto, si sta bene, è una temperatura più che accettabile. Quindi quando vedete la gente che vi dice ah che caldo, quando uscite dalla cucina dite ma rispetto a quello che passo io è nulla. Ed è sempre, quindi il sonno assieme al caldo sono due punti neri, diciamo punti duri da dover sopportare, specie nei mesi estivi, che i mesi che ovviamente si lavora di più normalmente. Se siete soli, siete singoli, trovate una donna, qualcosa, in compagnia, dovete dare principalmente appuntamenti iniziano dopo la mezzanotte. Mai prima, assolutamente, non pensatevi di fare un appuntamento prima. Mezzanotte è ancora presto, perché ora che tornate a casa e vi lavate e ne avete da lavarvi, tra indumenti e personalmente addosso, ne avete da togliere gli odori, quindi diciamo mezzanotte, mezzanotte e mezza, è un momento giusto per fare degli incontri. Sarete ad oggi c'è anche questo problemino che siamo vittime di TripAdvisor, nel senso vittime o osannati a seconda di come viene scritto, però siamo oggi come oggi abbiamo anche questo punto in più che basta sbagliare una cosa e subito te lo giudicano su Trip, giustamente, poi uno giustamente questo si giudicherà. C'è da considerare che dietro un piatto, quando si vede un piatto finito, soprattutto in TV, si pensa solo al piatto finito in TV, o quando si va al ristorante, ma dietro quel piatto lì ci sono tanti ore di lavoro, ci sono tanti errori, ma ci sono tanti anni di esperienza che non vengono mai considerati, non vengono mai valutati, quindi non sarete mai sufficientemente gratificati per l'esecuzione del vostro piatto. Dormirete costantemente, o non costantemente, dove vivrete. Primo, vivrete con una costante depressione, vi sentirete sempre, perderete il tempo della cognizione del tempo, non sapete se è lunedì, mercoledì, i giorni sì, perché lo vedete in base al lavoro, ma il giorno non sapete, forse vi ricordate il mese, non sempre, ma il giorno sicuramente lo dimenticate, e vivrete costantemente col rischio di avere crampi alle mani, alle braccia, alle gambe, incubi, vi sveglierete di notte, ma non vi sveglierete, sarete talmente convinti di dover andare fuori quel piatto o di dover eseguire quella cosa, che vi entrerete talmente nel sogno che quasi vi alzerete quasi in sonnambuli, ma addirittura quando vi sveglierete avrete ancora l'incubo, ve lo portate dietro con la convinzione di dover eseguire quella cosa. Quindi
Psicologicamente è un aspetto durissimo da sopportare e fisicamente è lo stesso. Infatti molti cuochi prendono i vari multicentro, eccetera, ma lo prendono anche magari a dismisura proprio perché non ce la fanno. Consideriamo sudore, caldo e fatica, è una cosa. Mi faccio un caffè con i cuochi. Torno subito. Pausa caffè, vado a fare il caffè. Lavorerete? Spesso troverete dei personaggi di dubbia provenienza, sicuramente vi capiterà il galeotto, sicuro. Gente che si è nascosta da chissà cosa, da chissà quale crimine commesso, scappato da chissà che stato, da chissà quale motivo, eccetera. No, difficilmente troverete persone, diciamo, normali, quindi vi capiterà anche di trovare personaggi un po' particolari, ecco. Vi dico l'ultima e poi chiudo, altrimenti vado avanti di lungo troppo. Avete mai visto un cuoco in pensione? Cioè, nel senso, no, che non sia in una pensione, in un hotel, ma nel senso in pensione? Io no, ero anche tra i miei colleghi, abbiamo parlato alle volte. Abbiamo raggiunto tre soluzioni che sono dei cuochi. Uno, hanno speso dei soldi e quindi continuano a lavorare. Soluzione. Due, non sono arrivati alla pensione, sono morti prima. Possibile, plausibile, visto lavoro. Tre, siccome si sono esauriti, sono scappati in un paese deserto e sono lì che vivono senza pensione perché non so neanche di averla raggiunta. Va bene, se comunque dopo tutti i miei consigli o meno che vi ho dato volete continuare, la strada è aperta. Ciao, ci vediamo alla prossima e ricordate, siamo ciò che mangiamo.